Il carcere come palestra della legalità e la storia di Gelsomina Verde per riflettere su quanto male possa fare la camorra. Il film di Massimiliano Pacifico è stato proiettato nel carcere di Ariano per una ventina di detenuti. Gelsomina venne torturata e uccisa nel 2004 a soli 21 anni nel pieno della prima faida di Scampia. Il progetto prevede in tutto la proiezione di 7 film. L'idea è della professoressa del De Gruttola Michela Notaro, che insegna anche nella casa circondariale di Ariano. Perché non farlo qui? Mi è sembrato il posto dove appunto non può mancare il cinema, il teatro e Gelsomina Verde non può mancare perché è uno spaccato terribile dal quale però il regista, gli attori hanno fatto venire fuori il positivo. È un film d'amore, non è un film di morte, portare vicino a loro anche quello che è un po' il loro mondo, il mondo da dove vengono, insomma, non è poco. Quindi c'è emozione, c'è entusiasmo, c'è voglia di vedere anche persone che parlino in un linguaggio a loro un po' sconosciuto, che è quello proprio dei sentimenti che hanno un po' non avuto la fortuna di incontrare spesso nelle loro vite. Massimiliano Pacifico ha guardato la vicenda di Gelsomina Verde attraverso una sorta di filtro che è quello del teatro. Quindi Gelsomina Verde è un docufilm su un processo che appunto io tengo in questa residenza con una comunità di attori, tra cui fa parte anche il fratello di Gelsomina. Il fratello che quindi ha scelto l'arte come mezzo di riscatto, anche di ricomposizione di una frattura psicologica e sociale profonda in lui. L'arte questo fa, lo fa il teatro, lo fa il cinema e quindi dialogare attraverso questi mezzi è un modo per creare consapevolezza, per confrontarsi e anche per trattare la parte sentimentale che negli istituti penitenziari, anche in altre strutture, è una parte che spesso viene, come dire, vergognosamente nascosta. Da un paio di mesi, nell'ottica del reinserimento lavorativo e sociale, 3 detenuti sono impegnati nella produzione degli accetti per la chiusura dei sacchetti. Il materiale è stato fornito da un imprenditore irpino e nei prossimi mesi saranno assunti regolarmente altri 3 detenuti. Dopo questo periodo di Covid che francamente ha abbastanza, come dire, rarefatto il ponte con l'esterno, perché noi non ci siamo mai fermati, le scuole, qui abbiamo l'liceo artistico, abbiamo l'istituto alberghiero, l'alfabetizzazione primaria, ma le scuole non si sono mai fermate, abbiamo fatto anche dei corsi di teatro in questo periodo, però quello che è mancato è proprio questo ponte con l'esterno, ricevere visite, il fatto che la comunità esterna entra e porta un pezzo di sé e porta i valori come dire, ai quali bisogna improntare la nostra vita, la vita dei detenuti, quindi la speranza del detenuto di riuscire ad essere accolto. E il segno, la presenza esterna è appunto questo, è il segno del fatto che non ci siano ostacoli se non il fatto di aderire o meno ad un programma di vita diverso. Ecco, questo è importante.